scappa, 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 come non è mai scappato, Jonas, scappa! Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Stream Stretch. Oggi andiamo avanti con la nostra avventura su Outlast. E grazie ai vostri consigli ho capito che devo evitare quel tizio col coltello assassino. E dobbiamo appunto procedere in questa nuova avventura e assolutamente scagare Geofila. Ragazzi, continuiamo da dove abbiamo lasciato e vediamo di non scavolare tutto. Ma ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attivare i generatori che controllano appunto il generatore principale di che ci farà uscire, speriamo appunto, da questo orribile posto di perdizione. Oh raga, eravamo arrivati qui e a quanto vedo il salvataggio non permette, non dà la possibilità di salvare esattamente nel punto dove eravamo. Esatto, qua adesso abbiamo il pazzoide che dice who's there. Vediamo. Attiva il generatore. Allora, attiva le due pompe del gas e l'interruttore principale per riavviare il generatore. Ok, allora, vediamo un po'. Va bene, quindi le due pompe del gas, ragazzi. Una l'avevamo già trovata. E si trovava da questa parte qua. E molti di voi mi hanno detto, Strenus, devi però... Ok, chiudiamoci la porta alle spalle, chiaramente. Strenus, però devi stare attento, perché devi nasconderti. Quindi cercheremo appunto, ragazzi, di nasconderci dal pazzoide criminaloso. Quindi dobbiamo nasconderci adesso. Ci nasconderemo. Nascondiamoci dietro il barattolo qui di fianco, aspettiamo un attimo. Ok, perfetto, ragazzi. Chiaramente l'altra volta ho aperto la porta, me lo sono trovato di fronte. Speriamo di, appunto, tergiversare un secondo. Sento che il mio personaggio sta ansimando e anch'io con lui. E vediamo un po' che cosa succede. Dato che da fuck... Scusa? Ma che cazzo? Questo raga? Questo ok, perfetto, sì, lo riconosciamo dalla mazza chiudata. No, vabbè. Mazza chiudata. Oh cazzo. Mazza chiudata proprio aggressiva, ragazzi, per lui. Se n'è andato in cielo, dice. Sta ciuffola, aggiungo io. Vediamo un po'. Dov'è ragazzi? Qui è buio pesto. Buio, tanto buio. Assolutamente buissimo. Che cazzo? Allora raga, chiaramente sto anche diminuendo la parlantina perché sono in una situazione che mi sto per cagare addosso. Qui intanto abbiamo dei tappeti persiani di ottima fattura di fianco a noi, assolutamente apprezzabili. Non vedo assolutamente una ceppa. Ho due batterie e molti di voi mi hanno detto, Strenus, smetti di usare le batterie perché sennò le sprechi. E come potete notare le userò. Una l'abbiamo attivata, una pompa l'abbiamo attivata. L'altra pompa deve trovarsi per forza qui nei dintorni, ragazzi, perché considerate che appunto era dall'altra parte, molti mi hanno detto. Chiaramente non spoilerate troppo, ragazzi, se no che logicamente... Scusa? Passi nell'oscurità sempre. Che cazzo? Oh cazzo! Che cazzo fa questo? Scusa? Ragazzi, dai passi è qui vicino a noi. Vediamo un attimo di alzarci, raga. Non è qui dentro, non è qui dentro, ragazzi. Pompa, c'è la pompa qua. Vaffanculo. Armadietti, armadietti, ragazzi, come per il grasso. Oh yeah, buddy, perfetto, ragazzi. Ok, primo armadietto davanti a noi come... c'era anche nel centro di sicurezza, vi ricorderete. C'era pure quel tizio abbastanza in carne, insanguinato, bello... Fuck. Da fucking frag, raga. No, cazzo, cazzo. Questo chiaramente viene verso di noi. Questi comunque hanno, diciamo,
la fortuna sempre del principiante, aprono sempre la lanta sbagliata, molto bene. Batteria assolutamente scarica. Batteria inciofecata. Vedo a un palmo dal mio naso. Mi tocca cambiare la batteria, ragazzi. Ultima batteria per Strenus, probabilmente non ce la faremo mai. Premi il pulsante sinistro del mouse per uscire. Potevo far più casino. Ok, ragazzi, sento dei passi nell'oscurità. Merda, è tornato, cazzo! No, non so più nell'armadietto, però. Non mi trovare, non mi trovare! È confuso, è confuso. Il ragazzo è confuso, perché? Ok, è sceso. Noi andiamo a sinistra. Ok, allora, fin qui ci siamo. Sento passi nell'acqua. Passi nell'acqua e nell'oscurità. Passi nell'acqua e nell'oscurità. Cazzo! Ah, sono salito, ragazzi, sulla cassa. È deluso da se stesso. Il ragazzo è deluso da se stesso, mi dispiace. Le due pompe del gas sono aperte comunque adesso, no? Vediamo un attimo qual è il percorso migliore per arrivare lì. Lui ti sente, quindi? Cazzo, cazzo, se mi sente! Dai, entra dentro quella porta di merda, vaffanculo! No, 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 no! Oh, aspettate, ragazzi, chiaramente sono in una fase che non riesco... Oh, cazzo, è qui! Ok, ragazzi, ce l'abbiamo proprio a 2 metri ed ho finito praticamente le batterie. Dobbiamo solo attivare il pannello, il generatore, e lui chiaramente lo controlla per bene. Davanti a noi non c'è nessun ostacolo, quindi basterebbe correre e andare lì. Però prima aspettiamo. Aspetto, ragazzi, che si infili dentro quella porta maledetta. Musica sterco, chiaramente sempre ci accompagna la musica sterco. Sto per finire la batteria. Che cazzo è? No, 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 non ti scaricare. Ragazzi, si sta per scaricare chiaramente la batteria. Ho l'ultima batteria. Io non lo vedo, sento solo delle urla strazianti. Ah, che ci sia, ragazzi! Forse non dobbiamo andare qui, cioè dobbiamo andare di là. Perché ci sarebbe anche la porta da dove è arrivato lui. Che sarebbe quella lì. Perfetto. O no? Sì, assolutamente sì. La prima porta a sinistra, che è quella che ha aperto lui. Quindi, raga, io devo alzare le chiappe. E avviarmi senza fare un casino dell'ostrica da quella parte. Ecco, da quella parte lì, esattamente.
Lui chiaramente la sorveglia per bene. Ci passerà a 2 centimetri. Ok, sbatte la mazza sulle mani, come dire, Strenus, sei mio. Vaffanculo, io vado di là. Ragazzi, perfetto! Sono entrato da questa parte. Ah, qui ero dove... Qui, ragazzi, è dove ero scappato. Buono, batteria. Premi pulsante sinistro del mouse per raccogliere la batteria. Perfetto, ragazzi, abbiamo trovato un'altra batteria. Alla faccia di chi dice che Strenus non esplora. Se passa di qui, però, adesso spacco tutto, raga. Bello questo nascondiglio. Assolutamente affascinante, ragazzi. Abbiamo scoperto un nuovo nascondiglio. Mentre il gameplay va avanti, noi sappiamo nasconderci sotto le stoviglie qui. Bene, bene, bene. Però mi sembra che sia inutile nascondersi qua, insomma. Qui è un buio pesto, proprio pestissimo, ragazzi. Non si vede assolutamente nulla. Cimici e mandarini. Cimici e mandarini. Ah, ci si può nascondere anche qua, perfetto. Ok, ragazzi, continuiamo a esplorare. Questi sono i pezzi dei suoi amici, probabilmente. Due batterie. Vaffanculo, io mi nascondo qui un attimo, ragazzi. Ho sentito dei movimenti strani. Forse era la mia mente. La mia mente sempre che gioca cose strane. Questo gioco è ancora più strano. Ok, perfetto, ragazzi, noi siamo arrivati di là e di qua c'è qualcos'altro, vediamo. Ok. Cacchio, ma è un labirinto, ragazzi, mi sono già perso. Non sto capendo assolutamente dove cacchio sto andando. Electric Room. Mi sembra la parte giusta. Non sembra, non siamo inseguiti. No, dove cazzo sto andando? Allora, aspetta. Ragazzi, un attimo solo, mi sto chiaramente confondendo da solo. Electric Room da quella parte. Ho fatto un casino epico. Saltato a... Ok. Perfetto, apriamo piano la porta, vediamo un po' cosa c'è qua. Permesso? Elettricista Strenus. Elettricista epico. Raga, questa sera si fa Baldoria. Vediamo un attimo se possiamo nasconderci qui in giro, però, ragazzi. Ok, allora abbiamo 2 armadietti. Possiamo nasconderci lì. Qui c'è una cola, cosa c'è? Nasconderti. Nasconderti, nasconderti. Benissimo. Ok, leva, 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 leva. Quella che abbiamo visto nella telecamera nel secondo gameplay, ragazzi. La chiudo, la apro, scusate. Perfetto. Non è successo assolutamente una ceppa. Manco a farlo apposta, raga, non è successo niente. Niente assoluto. Ma che cazzo? Ok, abbiamo tirato sulla leva, ma non è successo niente. Quindi adesso immagino che dovrò tornare indietro per prendere quella cavolo di roba. Per attivare il generatore principale adesso, no? Molto bene. Torneremo indietro, ragazzi. Torneremo indietro. Cerchiamo di tornare indietro, perfetto. Porca vacca! Porca vacca, ragazzi, mi sono paralizzato! Non sono neanche riuscito a urlare!
Cioè, mi sono tipo inchiodato a 2 centimetri da lui e non mi ha sentito. Donna santa, raga. Io muoio, 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 muoio. Adesso moriamo. Chi sia laggiù? Chi è laggiù? Ricarica le batterie. Ah, laggiù era la finestra. Ok, perfetto. Madonna santa, ragazzi, l'avete visto? È lì. Non possiamo fallire adesso, non possiamo fallire adesso. Questa parte? Ok, ce l'avevo dietro, ragazzi, perfetto. Ce l'avevo dietro. Qui non c'è niente di interessante, sembrerebbe. Tipico stanzino che non serve una ceppa. In alto? Cazzo, ho fatto casino, ragazzi. Forse presa l'aria? Assolutamente mai. Mi sembrava una cosa troppo intelligente, no? Perfetto. Quindi se questo qui è il tipico stanzino che non serve a un tubo. Benissimo. Stanzino, gli attrezzi che non serve a una ceppa. Assolutamente. Benissimo. Bene. Sono contento per lui. Questa si può aprire mai. E qui da qui non si passa. Bene, ragazzi. Siamo praticamente incastrati in un buco senza uscita. Con un mostro che ci vuole ammazzare. Assolutamente. Porca vacca. Qui è tutto buio comunque. Non si vede niente. Qui si vede già di più e ci può vedere. Porca puttana! No, 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 non morire adesso, ti prego! Non morire adesso! Corri, 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 come che non hai mai corso, cazzo! Corri, corri! Madonna! Corri più veloce che puoi! Cazzo! Cazzo, ragazzi, sono riuscito a scappare! Per ora. Vediamo un po'. Madonna, ragazzi, siamo andati vicini dalla morte, proprio vicini molto, moltissimo. Cazzo, ho il cuore in gola. Da fucking frag! Vediamo un po'. Qui c'è una luminosità, ragazzi, epica, cioè anche un cieco vedrebbe proprio bene. Vediamo un po'. Dunque, ragazzi, chiaramente la mia parlantina sta scemando proprio nel nulla più assoluto. La tensione si taglia con un coltello. Sento dei passi dietro di me quando non c'è nessuno. Usare gli infrarossi. Quando c'è la luce al top. Ragazzi, io mi butto, me ne frego. Ok.
Fino qui, ragazzi, ci siamo. Quindi la leva l'abbiamo attivata. Quello l'abbiamo attivato e questo c'è. Adesso devo assolutamente premere quel tasto, tornare indietro e scappare. Via, go. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Scappa, 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 scappa. Come non ho mai scappato, Jonas, scappa. E vaffanculo, stronzo. Ok, perfetto. Perfetto, ragazzi, molto molto bene. Siamo riusciti ad andare avanti nella nostra avventura. Quel quadro lì non c'era, io mi scagaccio in mano. Comunque, siamo andati avanti nella nostra avventura su Outlast. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, mettete un commento, mettete quel cavolo che vi pare. Non spoilerate tanto. Ma vi ringrazio da... Che cazzo è stato? Ok, no? Ok, vi ringrazio veramente per il vostro supporto. Sempre presente e sempre costante. Ragazzi, alla prossima qui da Strenus e grazie ancora. Ciao! In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!